Questi 2 o 3 giorni sono state fatte tantissime disamine da tantissime persone e quindi io invito a chi ha trovato la soluzione al problema a venire domani alle 3 al campo. No, adesso a parte le battute, comunque mi piace essere sincero e sia col Cittadella che con Lanciano. Abbiamo commesso come reparto degli errori e non ci dobbiamo nascondere perché dobbiamo essere comunque responsabili e dire le cose come stanno e non prendere in giro la gente. Quindi abbiamo fatto sicuramente delle prestazioni e degli errori che stiamo pagando. Detto questo, dobbiamo migliorare alla svelta e quindi sicuramente in questa categoria non ti perdonano certi errori e quindi lo sappiamo. Io ho giocato la prego Cittadella, ho fatto i miei errori, ma anche in altre situazioni chiaramente, però secondo me sono state due prestazioni un po' più deludenti quest'anno. Con Lanciano non c'ero, ma è uguale, perché comunque si parla di reparto e Certo, non si sta facendo un non processo stiamo facendo complessivo. assolutamente un processo, però è giusto che si dica le cose come stanno alla gente soprattutto. Detto questo, però dall'altra parte non si può neanche essere, come dicevi tu prima, o bene bene o male male, quindi se si vince siamo dei fenomeni, si perde siamo degli scarsi scarsi ignudi, come dice il mister. Un tifoso, no, nel bene e nel male, si riconosce proprio perché spesso la sua fede, no, trascende e va a limitare l'obiettività, se possiamo dire, no? Sì, ma Poi questo è giusto, giustamente cioè, lo dobbiamo ci sta anche il sapere. bello di questo sport, Esatto, però. cioè, questa è la passione del calcio, no? Un'altra domanda, vi sentite un po' forse troppo sotto pressione? Ma sinceramente no, sinceramente no. Perché Cioè, sembra almeno io un... personalmente non posso parlare a nome della squadra, nel senso che comunque l'anno scorso sì, abbiamo vissuto dei momenti duri, di tensione, di pressione, perché con la penalizzazione, 6 sconfitte consecutive, le Ah, sì. ultime 2 delle 6 le abbiamo Negli perse ultimi secondi. agli ultimi secondi, esatto. Quindi sì, l'anno scorso magari contro Padova in casa, che è stata la prima vittoria poi della rimonta, sì, c'era qualche lì sì che c'erano tensioni e pressioni. Adesso no, abbiamo 10 punti, non c'è niente di che è stato buttato al vento, quindi dobbiamo stare molto tranquilli, però non dobbiamo ripetere le prestazioni deludenti che abbiamo fatto, su questo non c'è dubbio. Certo, il campionato si vince poi a maggio, comunque finisce a Ah, maggio, quindi siamo sicuramente. all'ottava giornata, sicuramente c'è tempo per migliorarsi e sistemare quegli automatismi, secondo me, che potrebbero mancare. Ma poi un'altra cosa, io guardo anche le altre squadre, ci sono squadre che sono partite con tutti i pronostici del caso, senza fare nomi, però Padova. hanno un 9, guarda, il Padova forse Fabri è Sì, ma è stata un campionato. Sì. sopravvalutata dai mass media, ma non è questa gran squadra, infatti secondo me faticherà molto. Io parlo di Brescia, Palermo, lo stesso Spezia ha ripreso da poco. Anche lui ha passato, anche lo Spezia ha passato un periodo così in sordina. Volevo fare un paio di domande a Romano di due tifosi che ci hanno scritto. Aspetta, che prima devo leggere. C'è Claudio che ci chiede se la prestazione estiva, se la preparazione estiva molto pesante abbia influito oppure se pensa che basti cambiare modulo per risolvere i problemi della difesa. Allora, intanto la preparazione estiva l'abbiamo fatta alla grande e non penso sia mai un problema. E nemmeno in questo caso credo che sia un problema di fisico, atletico. Lavoriamo bene, lavoriamo come l'anno scorso, quindi non c'è assolutamente questo tipo di problema. E poi mi chiede Fabio, mi dice, beh, digli che per la difesa è fondamentale la sua presenza e chiedigli se hanno già studiato un cambiamento modulo per Carpi e se per caso si passa una difesa a 3, se lui sarebbe, si troverebbe bene in questo schema. Quindi i tifosi hanno già messo la difesa a 3. Quindi come ti No, trovi in difesa? non so se si cambierà, no, Questo, eh? non so se si cambierà modulo, non lo so, lo deciderà il mister chiaramente. Difesa 3 ci ho giocato qualche anno, mi trovo bene anche a difesa 3, ma non penso che sia adesso
nell'ordine del giorno di questa nell'ordine della settimana, diciamo. Nell'ordine dei nostri tifosi, Romano, perché ci scrivono ai nostri contatti che poi ricordiamo. Ma ricordami, ricordiamoli su. Tu? Bravo, come le ricordo io. Allora, mandate un SMS al numero 333 9997 997 oppure una mail a diretta @ondanovara.it.